L'11 marzo del 2022 siamo nella grava di Campolato, la grava più grande, più profonda della Puglia. Siamo con dottor Vincenzo Savino del gruppo speleologico San Giovanni Rotondo. Questa è una nuova calata per ricerche e studi in questa grava. Diciamo che adesso siamo ancora in fase di esplorazione dopo la scoperta che è avvenuta negli anni 60. Si sono susseguite varie spedizioni all'interno di questa grotta qui e sembra regalare sempre nuove sorprese. Adesso per esempio domani ci caleremo in un sifone che sembra proseguire in un lago e poi ci sono varie diramazioni e stiamo tentando di far uscire la grotta da un'altra parte con delle misurazioni, quindi ci stiamo impegnando ormai io personalmente dagli anni 90 che sono qui in questa grotta qua. Questo è il primo pozzo, è un pozzo di 100 metri e per la prima volta stiamo cercando di stilare un cavo all'interno della grotta che deve essere lungo più di 1 chilometro, in modo da rimanere in comunicazione con tutte le persone che domani scenderanno Quindi all'interno di questa scenderete grotta. per quant'è la distanza di calata? Allora, la profondità siamo intorno ai 340 metri, 300-340 metri, e la percorrenza è intorno a 1 chilometro. Quanto durerà completamente la calata, la discesa, diciamo, chiamiamola operazione? L'operazione comincerà domani verso le 6 e penso che gli ultimi usciranno, non dico a mezzanotte, ma penso anche mezzanotte e qualcosa in più. Sì, tutta la giornata di domani andrà via totalmente, sicuramente. Voi sicuramente siete espertissimi, come gruppo speleologico, ma c'è anche una dose di, diciamo, di pericolo, se così possiamo chiamarlo, tra virgolette. Diciamo che negli anni abbiamo visto che il pericolo diventa come tutte le discipline troppa sicurezza e usare i materiali in modo scorretto. Noi abbiamo anche esperienze personali in altri settori, sempre a livello di operatori su fune, quindi cerchiamo di tenerci in un range di sicurezza molto, molto alto. Però un masso che cade dall'alto è difficile riuscirlo a controllare, Che c'è sempre insomma. la base di imprevisto, che non si Sì. può prevedere. Sappiamo che scenderà anche suo figlio, che già 7 o 7 decine d'anni fa era sceso all'età di 11 anni. Sì, a 10 anni è stato il primo bambino a scendere in questa grotta qui. Adesso è giù, ha portato giù un po' di materiale, quindi D'accordo. sembra che vive qui dentro, non è Ok, vero. grazie. Va bene, grazie. Sempre dalla grava di Campolato, oggi è l'11 marzo, qui nel territorio di San Giovanni Rotondo, siamo con l'architetto dottor Francesco Colletta, nelle veste di Speleo Sub. Abbiamo appena intervistato il presidente del gruppo speleologico San Giovanni Rotondo, Vincenzo Savino. Dottor Colletta, quindi lei si occuperà, sappiamo, della immersione speleo subacquea nella grava di Campolato. Sì, perché a quota meno 340 c'è uno stagnetto, un lago, che probabilmente. Aspetta che mi sgancio. Libera. Praticamente l'operazione sarà coadiuvata dal gruppo di San Giovanni e l'altro gruppo, dello Sperone, quali mi porteranno giù le attrezzature, circa 60 kg di roba, e lì poi ci sarà la mia, diciamo, attività, dove entreremo in questo lago di fango per vedere se prosegue, diciamo, la continuità della grotta oppure si ferma in quelli che sono 20-30 metri che già Vincenzo e altri esploratori navigarono negli anni 90. Quanto durerà questa sua immersione? Non si È sa. un'immersione, la speleo subacquea è un'attività molto complessa, c'è bisogno di molta sicurezza e potrebbe durare un'ora, potrebbe durare 20 minuti, potrebbe durare mezz'ora, l'importante è riuscire. Abbiamo detto già con il presidente Savino, c'è comunque il fattore imprevisto, diciamo, durante queste operazioni, queste ricerche.
immaginate che c'è il fattore imprevisto già per scendere, avete visto adesso il materiale può essere che si blocca perché il peso è diverso, nell'acqua le cose si amplificano di 100 volte. D'accordo, grazie.